passata come questa in Italia costa in media 1,30 euro, ma nel mercato attuale la bottiglia di vetro vale più di quello che contiene. Questo accade perché il supermercato che la vende trattiene quasi la metà del prezzo di vendita, cioè 65 centesimi, e all'agricoltore che ha coltivato i pomodori, cioè il 99% della materia prima con cui è stata realizzata, arriva al 10% di quello che paghiamo noi, cioè 13 centesimi. Il restante viene diviso tra la lavorazione del pomodoro e il trasporto del prodotto finale. Ho preso la passata come esempio perché è un simbolo del nostro paese. E per farne una bottiglia come questa servono 2 kg di pomodori che l'agricoltore vende a circa 7 centesimi al chilo. Questo vuol dire che per 1000 kg di pomodori un produttore prende soltanto 70 euro. Ma è normale che chi produce il nostro cibo intaschi così poco rispetto a chi lo vende? Quando un agricoltore vuole vendere i propri prodotti alla grande distribuzione, passa attraverso aste al ribasso. Cioè aste dove il prezzo, invece che salire, scende. Diventa sostanzialmente una gara a chi è disposto a guadagnare di meno pur di vendere i propri prodotti. E il problema è che spesso a queste aste non partecipa nemmeno direttamente l'agricoltore, ma intermediari che accettano costi molto più bassi di quelli di produzione, costringendo i produttori a sottopagare chi lavora nei campi. Questo fa sì che ad ogni passaggio ogni intermediario vada ad applicare una percentuale di guadagno, per cui chi sta in fondo è quello che ha guadagnato meno di tutti. È un sistema piramidale dove alla base abbiamo i braccianti. Lui è Ivan Sagnier, un attivista e scrittore che si batte per i diritti dei lavoratori agricoli. Fanno leva su un aspetto centrale che è il prezzo del prodotto. Perché il 70% degli acquisti alimentari passa attraverso la grande distribuzione, che quindi per il produttore è il canale più importante e spesso l'unico per stare sul mercato. La grande distribuzione trova sempre un'alternativa perché c'è sempre un agricoltore accanto disposto a vendere a prezzo più basso. È una grande sproporzione di dimensioni e di risorse tra chi produce la materia prima e chi la commercializza. E chi ci rimette sono i braccianti agricoli sottopagati, che vivono in posti come Borgo Mezzanone, una baraccopoli autogestita in provincia di Foggia, nata su una vecchia pista d'atterraggio della Seconda Guerra Mondiale, che è cresciuta man mano che cresceva la richiesta di manodopera nel settore agricolo. È un posto che ospita dalle 2.000 alle 3.500 persone in base alla stagione e ospita un sacco di persone che lavorano in campagna, che raccolgono pomodori, olive, carciofi, praticamente qualsiasi cosa che poi finisce nei supermercati e sulle nostre tavole. Olmo, a Borgo Mezzanone, ci ha passato più di un anno e mezzo. Ha raccontato in un documentario la vita di chi tutti i giorni abita in questo ghetto. È un sistema piramide dove l'anello più debole, ovvero chi raccoglie i prodotti agricoli, è quello che paga il prezzo per tutti quanti. Ho dovuto fare delle cose che non mi aspettavo mai di fare in vita mia. Ivan è diventato un attivista per i diritti dei lavoratori dopo aver vissuto lo sfruttamento sulla sua pelle. Era arrivato in Italia per studiare e per pagarsi gli studi aveva trovato un lavoro estivo come bracciante a Borgo Mezzanone. Era puro neoschiavismo, cioè i lavoratori che vivevano nei ghetti, che erano braccia a bassissimo costo per il sistema imprenditoriale. Posti come Borgo Mezzanone esistono perché esiste il caporalato, un sistema di reclutamento dei braccianti che spesso è sotto il controllo della criminalità organizzata. Il caporalato funziona attraverso due figure principali, che sono quelle del capo bianco e del capo nero. Il capo bianco ha bisogno di 10 persone, per esempio, per raccogliere dei pomodori, chiama il capo nero e gli dice: senti, domani mi servono 10 ragazzi a quest'ora nel campo a lavorare, me li porti? E spesso il rischio è quello di rimanere bloccati in un limbo, che non offre possibilità per il proprio futuro se non quella di rimanere lì a lavorare nei campi.
Se non hai un permesso di soggiorno, è difficilissimo ottenere un contratto di lavoro. Senza un contratto di lavoro non puoi avere una busta paga. Senza una busta paga non puoi avere un appartamento. E quindi dove finisci? Finisci a Borgo Mezzanone, nella baraccopoli. In Italia più di 400.000 persone vivono in queste condizioni. Persone che spesso lasciano il loro paese in cerca di un futuro migliore. Persone come Abu, che è arrivato dal Ghana 7 anni fa. E you know, God bless every farmer, because farmer you feed poor, rich, everybody. We feed the world with tomatoes, bruclette, cartofi, vino, olivo and asparagus. Da 7 anni, nei periodi di raccolta, Abu va a lavorare tutti i giorni. È pagato in base alla quantità di casse di frutta e verdura che riesce a riempire. It's hard work, but it's very important. E Abu vive tutto questo con la speranza che un giorno le cose saranno più facili. I'm here for something. One day if I go back to my Africa, I can show the experience I learned in Europe. It's not only money. Ma questo sistema non è fatto per permetterti di realizzare i tuoi progetti. È un meccanismo fatto per tenerti intrappolato lì. Abbiamo incontrati alcuni che erano bloccati dentro la baraccopoli da 28 anni e che dopo 28 anni di lavoro nei campi non erano ancora riusciti a mettere da parte abbastanza soldi per poter o decidere di vivere una vita più normale in Italia o tornare nel proprio paese. I want Italy economy to grow. That's my main problem. That's why I'm working all the time, every day and night. You understand? Nel migliore dei casi, dalla baraccopoli si esce per costruirsi una vita. Nel peggiore va così. Lavorare nei campi a oltre 40 gradi di temperatura sotto lo scoppio del sole. In queste condizioni infernali è morto nelle campagne tra Nardò e Avetrana Abdullah Mohamed. È successo ancora, è successo di nuovo nelle campagne pugliesi. Un altro bracciante che sotto il peso della fatica crolla stremato. Sono state tutte identificate le vittime dell'incidente stradale avvenuto in provincia di Foggia, nel quale lunedì scorso hanno perso la vita 12 braccianti agricoli extracomunitari. Una storia di povertà e di sfruttamento. Vittime, 9 braccianti stranieri, sfruttati per anni da un imprenditore 57enne di Bari, minacciandoli in alcuni casi di ammazzarli di botte. Ora, non so quanto vi facciano indignare queste storie, ma purtroppo sono all'ordine del giorno, perché la vita di chi raccoglie il nostro cibo vale poco e interessa pochi. Ancora fiamme e ancora vittime nei ghetti del Foggiano. Un bracciante di origini gambiane di 35 anni è morto in un incendio divampato durante la notte nel ghetto di Torretta Antonacci, nelle campagne tra San Severo, Foggia e Rignano Garganico. Purtroppo ci sono degli incidenti, degli incendi che quindi le baracche prendono fuoco. Io ho visto immagini di ragazzi completamente carbonizzati che venivano spenti con delle secchiate d'acqua. Ma quello che succede a Borgo Mezzanone accade anche in altre parti d'Europa, dovunque le produzioni agricole sono più intense. La stessa cosa avviene in Spagna, in Grecia, in Portogallo. In Romania e in Portogallo la metà del lavoro agricolo è legato a forme di caporalato. È quasi un prodotto alimentare su 5 che importiamo in Italia non rispetta le norme di tutela dei lavoratori. Ti interroghi su tutto quello che è il consumo e cosa c'è dietro quello scontrino che tu paghi molto poco. C'è probabilmente qualcuno che ha versato il sangue. Sicuramente ci fa comodo in qualche misura, perché i prodotti che compriamo nei supermercati non potrebbero mai costare così poco. Ma c'è una cosa che ora mi è più chiara rispetto a quando ho iniziato a fare ricerca sull'argomento. Il caporalato non è la causa dello sfruttamento dei lavoratori, piuttosto è la conseguenza di un particolare sistema economico, costruito su valori che hanno le loro radici nel colonialismo. Sappiamo che l'agricoltura ha coinvolto forme di schiavitù fin dal tempo dell'Impero Romano. Ma dalla seconda metà del Cinquecento è arrivata una novità, la coltura da reddito. La pianta di canna da zucchero è diventata la primissima coltura da reddito che lo stesso Cristoforo Colombo l'ha impiantata subito nelle isole caraibiche e ha posto, diciamo, le basi per un futuro modello di business che ha caratterizzato dal XVI, XVII e XVIII secolo. Nel Cinquecento lo zucchero veniva chiamato oro bianco perché era pregiato e inaccessibile. Ma i colonizzatori inglesi e portoghesi a un certo punto hanno trovato un modo per produrlo a basso prezzo, utilizzando in maniera diversa
la schiavitù. L'europeo si è imposto come colonizzatore e ha sfruttato i territori e ha espropriato le popolazioni locali, e quando le popolazioni locali non sono più state sufficienti è iniziata la tratta degli schiavi dall'Africa verso le Americhe. Il sistema funzionava più o meno così. Gli schiavi africani, appena sbarcati sulle coste americane, venivano messi a lavorare nei campi, supervisionati da capi bianchi. I capi bianchi assoldavano poi dei capi neri. Così ad alcuni africani veniva dato qualche privilegio in più per comandare la loro stessa gente. A me sembra il brutale antenato del caporalato. Calcoli dell'epoca hanno rivelato che le piantagioni che usavano questo metodo producevano in media il 40% in più rispetto a chi usava la schiavitù in modo meno organizzato. In poco tempo, questo sistema è iniziato a essere impiegato in tutte le nuove piantagioni di zucchero, cotone, tabacco e caffè, che si stavano espandendo a dismisura in America Latina e che richiedevano un lavoro estenuante. Venivano chiamate colture da reddito perché non servivano per mangiare, ma per guadagnare. E gli unici a guadagnarci erano i grandi proprietari terrieri che esportavano in Europa i frutti del lavoro degli schiavi. Ha posto le basi per uno stigma sociale che c'è nei confronti dell'agricoltore, che veniva visto come una risorsa da sfruttare. Tra il 500 e l'800, circa 12 milioni di africani sono stati trasportati nelle Americhe, costretti a lavorare in queste colture. Poi sappiamo tutti com'è andata a finire. Dopo scontri ideologici e veri e propri conflitti, la schiavitù è stata in teoria abolita in tutto il mondo. Ma la schiavitù non è scomparsa del tutto. Col passare del tempo si è trasformata e ha preso nuove forme. Oggi, più di due secoli dopo l'abolizione della schiavitù, almeno 20 milioni di persone sono ancora vittime del lavoro forzato. Così come in altre forme continuano a esistere le colture da reddito. C'è chi sostiene che siano un passo verso l'emancipazione di quei paesi un tempo messi in ginocchio dal colonialismo. Ma purtroppo non è così. Perché ci sono interi stati, nel continente africano e in America Latina, che sono diventati veri e propri orti di paesi più ricchi, producendo per loro quello che serve per il loro mercato. Dopo l'abolizione della schiavitù, grandi aziende capitaliste sono riuscite a controllare la filiera di alcuni prodotti. A inizio Novecento, l'azienda americana United Fruit è riuscita a sfruttare l'instabilità politica di diversi paesi dell'America centrale per spingerli a concentrare la propria produzione sulle banane. Nel giro di pochi anni, la United Fruit si è guadagnata il soprannome di El Pulpo, il polpo, perché aveva tentacoli dappertutto. Nella terra, nei raccolti, nelle infrastrutture, nel governo, nei flussi economici. Tanto da attribuire alla Costa Rica e al Guatemala il titolo di Repubbliche delle Banane. Il fatto che siano colture che vengono portate avanti con il solo scopo di vendere la materia prima sul mercato ha esposto i paesi che hanno subito questo fenomeno al rischio di povertà e che ancora oggi risultano essere i più poveri. Questo metodo è stato usato anche in Africa, causando fame e carestie in tutto il continente. Per esempio, la Costa d'Avorio è il primo produttore di cacao al mondo. La maggior parte della sua produzione interna si basa sul cacao e non su altri prodotti alimentari da consumare internamente. E quindi l'economia del paese dipende dai prezzi del cacao sul mercato internazionale. Questo significa che quando il prezzo del cacao cala, l'economia della Costa d'Avorio crolla, rimanendo senza soldi per importare il cibo che serve agli ivoriani per sopravvivere. Sì, perché nel nostro retaggio culturale abbiamo quest'idea che la fame e la malnutrizione siano il destino naturale dei popoli africani. Ma è un falso mito. Prima del colonialismo, in Africa, la malnutrizione non raggiungeva i livelli di oggi. Produrre tutto per altri e tenere poco e niente per sé, trovandosi quindi costretti a importare qualsiasi cosa, è una pessima strategia. Eppure è proprio questo tipo di investimenti che la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno consigliato per decenni agli stati dell'Africa e del Sud America. Il risultato è che quelli che oggi noi chiamiamo paesi in via di sviluppo ospitano il 98% delle persone affamate
ma anche il 70% delle terre coltivate. Un controsenso. A me viene spontaneo paragonare quello che succede in questi stati alle condizioni dei braccianti che abbiamo conosciuto a Borgo Mezzanone. A entrambi questo sistema promette un futuro migliore, a patto di lavorare duro, ovviamente. Ma alla fine è questo stesso sistema a tenerli bloccati in un limbo di instabilità e vulnerabilità da cui si fa fatica a uscire. The video is brutal. These were a bunch of Taiwanese tuna longliners. What seems to have happened is competition between these big industrial Taiwanese ships and smaller, likely fishing ships, not pirates. They rammed them, the guys end up in the water, and they kill them just to clean up the scene. But there are all these questions. Who's doing the shooting? Who's getting shot? Who's ordering them to do so? Lui è Ian Urbina, un giornalista investigativo americano che per 5 anni ha viaggiato da una parte all'altra del mondo a bordo di navi, pescherecci e flotte della Guardia Costiera per documentare ciò che avviene in mare aperto, dove troppo spesso crimini e violenze rimangono impuniti. There are like 3 categorical reasons that explain why slavery still exists. One is geography. So it's the distance from shore, it's the remoteness that makes it tough to access. You think of a ship as a floating factory, and it's floating out there in an inaccessible universe where police can't reach them, and they can't call home, they can't call for help. Per questo la pesca è uno dei settori con i tassi di mortalità più alti e più colpiti da sfruttamento e lavoro forzato. Sui pescherecci le giornate di lavoro possono essere troppo lunghe, le paghe troppo basse, il lavoro pericoloso e gli abusi frequenti. The second is demographics. In the cases of slavery, the victims of this concern are typically people that have the least power in society. So these are typically poor, often not speaking the language of their bosses. So these humans are actually shackled, sometimes they're actually even kidnapped and unwittingly taken to sea. La terza ragione è legale. In mare aperto ci sono enormi buchi legislativi, ma anche quando la legge dice che non puoi uccidere o sfruttare una persona in mare. The real problem is who actually is going to enforce that rule on the high seas is really an open-ended question. La schiavitù moderna è ancora tanto brutale in mare perché di quello che succede lì non sappiamo quasi niente. L'immensità degli oceani è un mondo invisibile. Per alcuni significa libertà e assenza di scrupoli. Per altri significa prigione. Ma se ci pensiamo, anche lo sfruttamento sulla terraferma è immerso nell'invisibilità legale e sociale. Posti come Borgo Mezzanone sono terre di nessuno alle periferie delle nostre società, lontane dai nostri occhi. Sappiamo che esistono, ma non siamo costretti a guardarle. Eppure sono proprio gli invisibili a tenere in piedi questo sistema. E finché saranno tali, non potremo essere sicuri che il nostro cibo non sia ancora macchiato di quella schiavitù che da tempo abbiamo deciso di abolire. Certo, sarà impossibile eliminare lo sfruttamento dal nostro sistema alimentare finché un produttore sarà costretto a vendere sotto costo, non riuscendo a garantire un giusto salario ai suoi lavoratori. Cioè serve un prezzo minimo sotto il quale non si può vendere il cibo, perché andando sotto si crea insostenibilità. Ci si tutela a vicenda dicendo a meno di questo prezzo noi non possiamo vendere. E quindi tutti quanti, come in un sindacato, si lavora insieme per vendere un prodotto al prezzo che vale. Dobbiamo imparare a dare di nuovo il giusto valore al cibo. E pagare il giusto prezzo potrebbe non significare per forza pagare di più, ma scegliere meglio. La chiamiamo filiera corta, che sarebbe ideale per tutti, ideale per il consumatore, perché a questo punto è in contatto diretto con il produttore e paga ancora di meno. Scegliere un prodotto da una filiera etica, da una filiera certificata, fa sì che le cose possano cambiare. Abbiamo visto che il consumatore detta legge,
è che l'industria e la grande distribuzione non sono mai state così attente ad ascoltare le nostre esigenze. Potremmo usare questo nostro potere per chiedere a chi vende il nostro cibo più dignità per chi lo produce. Però poi, alla fine, è lo Stato a decidere cosa si mangia nelle mense di scuole e ospedali, quali incentivi economici ci sono per chi produce senza sfruttamento. E soprattutto, quanti diritti hanno le persone che raccolgono il nostro cibo. E quindi saranno anche le nostre scelte politiche a determinare la direzione del cambiamento. Perché siamo tutti, in un certo modo, responsabili di quello che succede nella società in cui abbiamo scelto di vivere. It will be better. When things want to change, it will never change at once. But they say a journey of 1,000 miles begins with the steps. E nella stessa maniera in cui sfruttiamo questi lavoratori, sfruttiamo anche le risorse della terra e del mare. Siamo partiti per capire cosa significherebbe per il nostro futuro esaurire queste risorse. Hey, hear what I say, got me no love.